forza siamo tornate come non una di meno, non solo a Roma. Abbiamo scelto questa data per riprenderci un po' uno spazio, no? Che in questi mesi di pandemia e di lockdown ci è mancato, seppur abbiamo lavorato molto e insieme da remoto, da casa e mettendo subito in crisi, diciamo, la sicurezza dello spazio domestico che appunto tanto veniva paventato da governo e forze politiche. Oggi abbiamo deciso di scendere in piazza dicendoci che appunto i panni sporchi si lavano in piazza, per la strada, proprio per come dire, mettere ancora più in luce una serie di dinamiche che durante la pandemia si sono aggravate, dalla violenza appunto sulle donne, sulle soggettività LGBTQI, allo sfruttamento. Ricordiamo che le donne in questo periodo di crisi, diciamo, hanno come dire, preso sulle loro spalle come al solito tutto il lavoro di cura, di riproduzione, la DAD, i figli, i mariti, i compagni e anche i servizi essenziali che poi sono stati garantiti nelle nostre città. Tutto questo a fronte sempre, come dire, di uno screditamento che passa appunto per la giustizia patriarcale. Vediamo ad esempio la sentenza sullo stupro di Martina Rossi, una ragazza che per scappare a uno stupro è finita, insomma, è morta perché è finita fuori dalla finestra. Sono stati assolti i suoi aguzzini. Vediamo attraverso ad esempio i salari che continuano ad essere molto bassi, oppure ad esempio attraverso la questione della violenza domestica che oramai diciamo viene presa e come dire, trattata anche in maniera molto opportunistica dalle forze politiche senza mettere in campo nessuna misura invece che possa evitare ad esempio che le donne entrino in relazioni violente. E quindi niente, oggi siamo di nuovo qui, siamo andate in regione, alla regione Lazio qualche ora fa, insieme alla rete delle assemblee delle donne, dei consultori, perché un altro punto, diciamo, che vogliamo, su cui vogliamo lottare e su cui già lottavamo è sicuramente la questione della sanità pubblica. Anche qui la pandemia, il coronavirus ha messo in crisi un sistema che noi già criticavamo, che già sapevamo essere, diciamo, stato smantellato, e ad esempio i consultori, i presidi territoriali che tanto si è dibattuto in questi tre mesi, perché sono esattamente, come dire, quelle istituzioni di prossimità che non ci sono state e che poi hanno provocato un sovraccarico del sistema sanitario nazionale. Noi crediamo che debbano essere invece rifinanziati, debbano essere aperti anziché chiusi. Ad esempio su Roma viviamo una spregevole situazione che vede appunto una serie di consultori chiusi e riaperti solo esclusivamente grazie alle nostre lotte. Non ci arrendiamo, vogliamo ancora di più, vogliamo un reddito di autodeterminazione, erga omnes, universale, e che possa, come dire, coprire sia questo periodo di crisi, perché siamo povere insieme a tante altre e tanti altri all'interno del paese, ma che possa pure essere uno strumento appunto di libertà. Vogliamo la riapertura delle scuole in sicurezza, la sicurezza sia per i ragazzi che per gli insegnanti. Vogliamo un piano di reclutamento serio e efficace, e anche per questo oggi siamo in piazza, così come nelle altre città italiane. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una. Non una di meno!